Allora, buonasera a tutti. Ci ritroviamo anche quest'anno con la bicicletta di primavera. È un'iniziativa dell'Unione Commercianti di Galatone insieme alla FIDAS. È un momento di ritrovo per tutte le persone che amano passeggiare il nostro territorio, il nostro paese. È un momento di condivisione ed è un momento di gioia per poter attraversare il paese e per apprezzare le meraviglie che abbiamo nel nostro territorio. Niente, vi auguro a tutti di trascorrere un bellissimo pomeriggio all'insegna veramente del divertimento in una maniera veramente rilassata. Saremo felici di arrivare tutti al villaggio Santa Rita per prendere lì una merenda, per mangiare una merenda e ritornare in santa pace. Grazie al maestro Mauro Longo per questa intervista così last minute. Grazie ancora. Bellissima giornata all'insegna della comunità con la bicicletta di primavera organizzata come sempre dalla FIDAS e dall'Unione Commercianti Galatone. Un lavoro di squadra che è stato fatto da queste realtà molto forti della nostra comunità e oggi passeremo così una giornata di spensieratezza all'interno prima del nostro centro urbano per poi dirigerci verso il villaggio Santa Rita per passare un momento conviviale. È una giornata così importante all'insegna comunque del rispetto della natura e un invito vuole essere anche a rispettare le nostre campagne, il nostro verde, a non deturpare il territorio e a non disperdere i rifiuti. Una buona domenica e una buona biciclettata. Beh, io devo dire due cose diverse rispetto al sito che condivido al 100%. Io spero che da tutti questi ragazzi nasceranno poi i futuri donatori, che è la prima cosa che mi preme. E seconda cosa è una sfida, la prossima donazione che sarà il giorno 27 e che l'Unione Commercianti sia tutta presente. Ecco, è questo l'auspicio che io mi pongo di fronte a questo gran numero di persone che stanno partecipando. È una bella manifestazione, bella, e quindi per questo credo che dobbiamo partecipare con il cuore.